Ultima ora. La terribile notizia su Costantino Vitagliano. I medici dicono che non riesce più a... Tutti sconvolti. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Costantino, l'ex tronista di Uomini e Donne, è attualmente sotto esame medico per una malattia rara, il cui tipo non è stato ancora rivelato. La sua assenza dai social media preoccupa i fan. In un recente messaggio, ha condiviso: "Sono ancora in ospedale, una settimana qui. Sono qui per una cosa rara, e non siamo ancora giunti alla migliore terapia." La compagna di Costantino, Beatrice Bozzuto, ha risposto alle domande sulle sue condizioni, sottolineando che è ancora in attesa dei risultati del TAC PET. Ha aggiunto che Costa sta riposando e potrebbe non avere la forza di parlare quando si sveglierà. Beatrice ha spiegato che tutto è iniziato con un dolore alla schiena, risultato essere un segno di una malattia rara e difficile da curare. Accanto a Costantino in ospedale c'è anche la figlia Eila, avuta con Elisa Mariani. Beatrice ha concluso dicendo: "Siamo fiduciosi. Lui è forte e ne uscirà." L'incertezza sulla salute di Costantino mantiene i fan in attesa di ulteriori aggiornamenti. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.